Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo reaction video sul nostro canale Our Eyes Your Eyes. Siamo alla fine della terza stagione, prima parte dell'Attacco dei Giganti. Ciao mamma. Ciao e ciao a tutti. E adesso arriviamo ad un momento che, vabbè, non ti anticipo logicamente, però dai, io quando l'ho visto un po' di batticuore mi è venuto, ecco. Vediamo. Prima di cominciare questo video, vi ricordo come sempre, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella delle notifiche, seguiteci sui nostri social media e condividete questi episodi perché, insomma, è bello divertirsi tutti insieme. Stacchettino. E adesso, ultimo episodio della terza stagione, prima parte. Guardiamolo tutti insieme. Partire tu. È impossibile sapere in che occasione useremo il liquido. In altre parole, ti sarà affidato il compito di adeguarti alla situazione. Sarai tu a decidere chi dovrà usarlo in un determinato momento. Va bene, ricevuto. Siamo d'accordo. È molto probabile che il padre di Eren, Grisha Jaeger, provenisse dall'esterno del... Esatto. Lui possedeva il potere dei giganti proprio come Annie, Rainer e Bert. Per forza. Ma si è allora comportato diversamente da loro. Grisha Jaeger ha prestato aiuto alle persone dentro le mura. Figlio di 10 anni, voleva arruolarsi nel corpo di ricerca. E Grisha voleva mostrargli la stanza sotterranea della sua casa. Ecco. Prima di morire ha rivelato che in quella stanza si celava tutta la verità. Che cosa pensi che ci sia là dentro? Qualcosa che non doveva dire. Qualcosa che Grisha non avrebbe potuto dire nemmeno se avesse voluto. Operazione di riconquista del Wall Maria avrà inizio fra 2 giorni. Vogliamo sapere cosa c'è in quella cantina? Allora andiamo a vederlo di persona. Finalmente. Questo. Almeno oggi possiamo mangiare carne, vero? Sì, ogni tanto dobbiamo far vedere ai mocciosi che possono contare su noi adulti. Ma che cosa faremo dopo aver riconquistato il Wall Maria? Credo che la priorità sia quella di costruire un piano di difesa. Elimineremo la minaccia. Penseremo quando saremo arrivati lì. Te l'ho chiesto perché non so se ci arriverai vivo in quella stanza. Bruciato così non puoi combattere come prima. Sì. Non voglio portare con me zavorre inutili. Rimani qui ad aspettare il rapporto. Siamo d'accordo? No, non lo siamo. Potete usarmi come esca o come diversivo. La gerarchia di comando resta com'è. Se mi succederà qualcosa, allora Angie mi sostituirà. So bene che questa operazione sarà molto difficile, ma sarà anche la più importante per tutto il genere umano. Ho ideato io questo piano. Se mancassi, avremmo meno probabilità di successo. Sì, esatto. L'intera operazione potrebbe fallire. Se tu morissi, sarebbe la fine per tutti noi. Sarà sufficiente startene seduto lì e usare il cervello. Questa sarà la soluzione migliore. E quella che sarà in grado di danneggiare di più i giganti. No, ti sbagli. Prova ancora a rifilarmi un'altra scusa e giuro che ti spezzo entrambe le gambe. Oh, e le spezzerò in modo che guariscano senza problemi. Ad ogni modo, quando finalmente capiremo la verità di questo mondo, io voglio essere presente lì con voi. È così importante per te. Più delle tue gambe. Sì. Più della vittoria dell'umanità. Sì. Lascia. Ho capito. Lascialo venire. Erwin, ho completa fiducia nel tuo giudizio. Oggi è una notte speciale, ma non fatevi scoprire dai civili. Siete soldati, non fate troppa baldoria e recuperate le energie. Questa è davvero carne. E Sasha? Sto forse sognando. E adesso un brindisi alla riconquista del Wall Maria. Anche. Alla salute! Sì, perché il party prima, capito? Sì, sì, sì. Oddio, non litigate. No, che lo mangio tutto. Dio. Cosa fa? No, no, no. Dovrei Sasha. Abbiamo fatto carriera in fretta. Beh, perché tu sei un genio. Lo fa. Ora
Che si raffredda. Quelli più inutili sono i dannati che si buttano a capofitto perché hanno fretta di morire. Perdonami, Gianna, chi stai alludendo? E a chi altri se non a te? Dal mio punto di vista sei tu ad essere un po' troppo codardo, mio caro Gianna. Ma che succede? Quante volte saresti morto se non avessi avuto il potere dei giganti? Mica sarebbe venuto a salvarti ogni volta. Gianna, posso assicurarti che me la ricorderò. Tu piuttosto cerca di trattare meglio tua madre. Botte da orbi. Va bene così. Sono sfogati. Accidenti, perché nessuno ci ferma? Dimenticate lì! Perché non fossi forte come Mikasa o come il capitano di Dai. Io vi invidiavo. Ma persino due come voi non possono fare molto da sole. Per questo motivo, ognuno di noi deve avere il suo ruolo. Eh sì. E tutti i piccoli ruoli insieme diventano un'unica forza. Bravo. Quando ci saremo ripresi, vuol Maria. E avremo eliminato tutti i nostri nemici. Potremo tornare. Li faremo tornare, anche se non sarà tutto come prima. No. Il mare, un enorme lago salato che i mercanti non potranno prosciugare nemmeno mettendoci una vita. All'esterno di queste mura non ci sono solo i giganti. Bravo. Navi incandescenti, continenti di ghiaccio, distese di sabbia. Sono entrato nel corpo di ricerca per vederli di persona. Allora, ecco. Per prima cosa raggiungeremo il mare. Ancora non riesci a crederci, vero, eh? Invece vedrai, sono sicuro che esiste. Voglio proprio vederlo con i miei occhi. Questa è una promessa. Mille volte più grande che all'interno di queste mura. Mi vai. D'accordo, capito. Buona fortuna! Ah, questo è il figlio. Sì, sì, sì. Bravo. Per le tocca. È normale che ci abbiano scoperti dopo tutto quel baccano. Ecco, in realtà ho ordinato tutta la carne dalla compagnia diversa. Dannato Flegger. È la prima volta che ci acclamano, da quel che ricordo. E vai. Bellissimo questo, bellissimo, stupendo. Vediamo. Adesso? Ma questi? Questo è Bertoldo e... Oddio. Beh, insomma, io godo intanto, perché io mi ricordo quando la feci col Sense che a un certo punto pensavo che ci fosse un guasto al telecomando. E invece... Che cosa hai visto? Ho visto Eren e Levi. C'è anche Mikasa.
e mica sa. Mm. E Levi è preciso, dice, sì. State capendo quello che state facendo. Vi rendete conto di quello che state facendo voi due? In che situazione sono in quel momento lì, secondo te? Ma io non vorrei che usassero il siero. Tutto di domanda? Forse il momento in quale si decide a chi iniettare il siero. E mica sa però... Però perché sono in contrasto tra di loro, secondo te? Cioè, nel senso, alla fine erano tutti amici, tutti tranquilli, belli, contenti. Sì, sì. E perché? Non posso dire. Non vorrei che lo iniettasse alla mica, sa? Non ti posso dire niente, ma comunque, applausone, applausone, scusa, applausone per la musica e gli ultimi due minuti prima della fine della terza stagione, prima parte, perché... fenomenale, cioè io ragazzi che lo riguardo mi è venuto il batticuore, cioè mi sono emozionata tantissimo. Sì, sì, lei era la prima volta, ti è piaciuto quel momento? Mi è piaciuto tantissimo. Ti ricorda un po' il signore degli anelli quando gli dava la carica? Sì, no? Esaltante, tutti pronti a lottare per l'umanità. Cioè quello che hai visto alla fine era l'anteprima, lasciamo perdere. Sì. Devo dire, siamo pronti per la battaglia. Hai visto che Bertold e Rainer sono lì? Sì, che li aspettano. Come proprio aspettare una persona al varco proprio, Sì. Prepariamoci perché sarà una bella stagione. Ecco, perché l'omocimia, quello che è venuto fuori, ha detto, ecco, adesso li aspettiamo che arriveranno. Secondo te a chi danno questo siero? Indipendentemente da quello che hai visto adesso nella anteprima, che non sappiamo se è riferito al siero o meno, ma secondo te a chi vuole dare Levi questo siero? Diamo un nome. Può anche darlo anche a Mikasa. Ah, va bene. Cioè. Perché lei è sempre stata una che ha protetto Eren. Mm. Dandole anche a lei il siero diventa un gigante, dona anche lei, che poi insieme a Eren può combattere. Lascia stare che intanto abbiamo dato questa opzione, che è interessante comunque sapere già in anticipo. Sì, perché sono talmente tante, tante cose. Dopo l'anteprima ti sei incasinata ancora di più, cioè nel senso. Però noi rimaniamo qui a vedere quello che succederà settimana prossima, perché ragazzi comincia la terza stagione, seconda parte con la mamma. Quindi rimanete con noi, intanto iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri social media. Saluto a tutti e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti, ciao, ci vediamo.